Ciao a tutti, a grande richiesta andiamo a vedere come realizzare tutte le lettere dell'alfabeto. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza perché mano a mano io le registro, monto il video e lo pubblico. Ogni mattonella è composta da 25 punti per 25 righe. In realtà noterete che alla fine del video io arrivo alla riga 26 perché ho calcolato come riga anche le catenelle iniziali che però non occupano spazio. Ho fatto queste mattonelle della stessa grandezza della mattonella del cuore, poi vedremo in seguito se vorrete faremo anche delle mattonelle con altre cosettine carine, non solo il cuore, magari anche un fiorellino, una farfalla. Ogni mattonella è grande 10 cm. Quindi significa che anche con un nome composto da 9 lettere avrete una copertina da 90 cm, quindi delle dimensioni giuste. Se invece andrete a farlo con un altro filo e un altro uncinetto verrà un pochino più grande. Per questo lavoro andrò ad utilizzare dei fili in cotone e un uncinetto da 2,5 mm. Vi svelo un piccolo trucchetto nel caso in cui con le catenelle iniziali vedete che il lavoro si aggriccia leggermente su quel lato. Basterà utilizzare un uncinetto invece da 2,5 da 3 mm. Significa un uncinetto leggermente più grande. Quindi fate le catenelle con l'uncinetto più grande e poi il resto del lavoro prendete quello da 2,5 mm. Solo le catenelle vanno fatte con un uncinetto leggermente più grande. Proseguiamo con la lettera G. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio.

21 22 23 24 25 26 ora non entro nel primo entro nel secondo punto e vado a fare una maglia bassa in ogni punto quindi 1 entro nella catenella 2 entro nella catenella 3, e proseguo dovrò avere in totale 25 maglie basse lavorate. Ora nella riga 2 e nella riga 3, quindi per due righe, faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 25 maglie basse. Quindi entro in ogni punto e faccio una maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa. Vado a ripetere una catenella e 25 maglie basse per due righe. Nella riga 5 inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 8 maglie basse lavorate una in ogni punto. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ora nel punto che segue vado subito a fare un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo e inizio a contare. 1. E blocco con il dito getto entro prendo il filo 2 getto entro prendo il filo 3 getto entro prendo il filo 4 getto entro prendo il filo 5 prendo il filo chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue faccio una maglia bassa nel successivo di nuovo un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto, entro, 1 getto, entro, 2 getto, entro, 3 getto, entro, 4 getto, entro, 5 Chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa ancora un punto buff tiro un po il filo getto entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa vado a ripetere un punto puff e una maglia bassa fino ad ottenere un totale di 5 punti puff li andiamo a contare insieme sono 1 2 3 4 5 vado a concludere la riga con otto maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 5 6 7, 8. La riga 6 è la riga di divisione tra i punti puff. Quindi faccio una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto. Su questa riga dovrò avere un totale di 25 maglie basse lavorate una in ogni punto. Ma vediamo cosa fare qui in corrispondenza dei punti puff. Quindi inizio con 8 maglie basse. 1. 2 3 4 5 6 7 8 Se andassi a lavorare tutti i punti anche per quanto riguarda il punto puff, alla fine della riga avrei molti più di 25 maglie basse. Perché il punto puff è composto dal punto di chiusura del punto puff e la maglia bassissima. Quindi per rimediare a questo problema vado a fare una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, ho tre asole, chiudo tutte e tre le asole insieme. Nel successivo faccio una maglia bassa di nuovo in corrispondenza del punto puff vado a fare una riduzione quindi entro prendo il filo nel punto che segue entro prendo il filo Ho tre asole chiudo tutte e tre le asole insieme una maglia bassa una riduzione entro prendo il filo entro prendo il filo chiudo tutte e tre le asole insieme una maglia bassa sul punto path una riduzione. Entro. Prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, una maglia bassa, una riduzione. E vado a concludere la riga con otto maglie basse, una in ogni punto. 1 due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. nella riga 7 inizio facendo una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto inizio con 6 maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 5 6 Ora seguite bene queste due righe, la riga 7 e la riga 8, perché dovremo ripeterle per più righe. Quindi ho fatto 6 maglie basse e subito un punto puff. Tiro il filo, getto, entro, prendo il filo 1, getto, entro 2, getto, entro 3, getto, entro 4, getto, entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima proseguo con 11 maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 e di nuovo un punto puff. Tiro un po' il filo, getto entro nel punto che segue: 1 getto entro, 2 getto entro, 3 getto entro, 4, getto entro, 5. Chiudo tutte le asole insieme. Una maglia bassissima e vado a concludere con 6 maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 5 6 la riga 8 è la riga di divisione tra i punti puff, quindi inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In corrispondenza del punto puff faccio una riduzione, quindi entro prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Proseguo con 11 maglie basse, una in ogni punto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 di nuovo una riduzione in corrispondenza del punto puff quindi entro prendo il filo entro prendo il filo chiudo tutte e tre le asole insieme e concludo con sei maglie basse una in ogni punto 1 2, 3, 4, 5, 6. Nella riga 9 inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, seguite bene la riga 9 e la riga 10 perché dovrete andarla a ripetere per più righe. Non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4 e subito un punto puff. Tiro il filo, getto, entro, 1, getto, entro, 2, getto, entro, 3, getto, entro. 4, getto, entro 5, chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima, proseguo con 15 maglie basse, una in ogni punto 1, 2, 3, 4, 5, 6.

entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima e concludo con 4 maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 la riga 10 la riga di divisione tra i punti puff quindi inizio con una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto inizio con 4 maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 mi trovo in corrispondenza del punto puff quindi una riduzione

11 12 13 14 15 e di nuovo una riduzione. Entro prendo il filo. Entro prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Concludo la riga con quattro maglie basse una in ogni punto. 1 2 3 4 la riga 9 e la riga 10 la dovete andare a ripetere per altre due volte andiamo a contare insieme i punti puff sono 1 2 3 e siamo arrivati alla riga 14 quindi nella riga 15 faccio una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto inizio con quattro maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 e subito un punto puff tiro il filo getto entro 1 getto entro 2 getto, entro, 3, getto, entro, 4, getto, entro, 5. Chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima, proseguo con 7 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4 5 6 7 e di nuovo un punto puff, quindi tiro il filo, getto entro 1, getto entro 2, getto entro 3, getto entro 4, getto entro 5. Chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima nel punto che segue. Una maglia bassa, di nuovo un punto puff. Tiro il filo, getto entro, 1 getto entro, 2 getto entro, 3 getto entro, 4 getto entro, 5 chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima. Nel punto che segue una maglia bassa. Ancora un punto puff, getto entro 1 2 3 4 5. Chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa. Un punto puff getto entro 1 2 3 4 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa e vado a fare l'ultimo punto puff quindi getto entro 1 getto 2 3 4 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima concludo la riga con 4 maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4. Nella riga 16 faccio una catenella, giro completamente il lavoro, entro nel secondo punto e inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4. Questa è la riga di divisione, quindi in corrispondenza dei punti puff faccio la riduzione. Una maglia bassa, una riduzione, una maglia bassa, una riduzione, una maglia bassa, una riduzione. una maglia bassa una riduzione proseguo con sette maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 5 6 7 una riduzione e concludo con 4 maglie basse 1 2 3 4 La riga 17 e 18 la devo ripetere per due volte, quindi seguitela bene. Inizio facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto 1, 2, 3, 4. Subito un punto puff, tiro il filo, getto, entro 1. 2 3 4 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima vado a concludere la riga con 20 maglie basse una in ogni punto andiamo un po' veloci 1 2 3 4 cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, 16, 17, 18, 19, 20. Nella riga 18 faccio una catenella, giro completamente il lavoro, questa è la riga di divisione, entro nel secondo punto e inizio con 20 maglie basse. 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una riduzione, quindi entro prendo il filo, entro prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme e concludo con 4 maglie basse 1, 2, 3. Ora la riga 17 la vado a ripetere nella riga 19 e la riga 18 la vado a ripetere nella riga 20. Ecco, ho ripetuto le due righe. Ora vado a fare la riga 21. Inizio facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse, una in ogni punto. 1. 2, 3, 4, 5, 6 e subito un punto puff. Getto entro 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima, proseguo con 18 maglie basse, una in ogni punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto. La riga 22, è la riga di divisione tra i punti puff, quindi inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 18 maglie basse, una in ogni punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Concludo la riga con sei maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Nella riga 23 inizio facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e faccio otto maglie basse. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 punto puff 1 2 3 4 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima e nel punto che segue una maglia bassa di nuovo un punto puff 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima nel punto che segue, una maglia bassa. Ripeto, un punto puff e una maglia bassa fino ad ottenere un totale di 7 punti puff li andiamo a contare insieme sono 1 2 3 4 5 6 7 vado a concludere anche questa riga con quattro maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 facciamo la riga 24 che è quella di divisione quindi una catenella giro il lavoro non entro nel primo Entro nel secondo punto, inizio con quattro maglie basse, 1 2 3 4 una riduzione una maglia bassa 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 una riduzione e concludo la riga con otto maglie basse, una in ogni punto. 1 2 3 4 5 6 7 8 Restano le ultime due righe da lavorare, la riga 25 e la riga 26. Quindi semplicemente una catenella, giro il lavoro, entro in ogni punto e faccio una maglia bassa. Dovrò avere in totale 25 maglie basse su ogni riga. Quindi nella riga 25 e nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro e una maglia bassa in ogni punto per un totale di 25 maglie basse. Ripeto questo procedimento per due righe. Questo è il risultato finale, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!